trovo nel comune di Castelnuovo del Garda. Come potete vedere, questa volta non avrò un solo protagonista, ma ne avremo due. Io ringrazio subito per il tempo che ci hanno concesso, come sempre, il presidente della Proloco di Castelnuovo del Garda, Claudio Iosi. Ciao Claudio, grazie per essere in nostra compagnia. E anche Thomas Reghetti, che avete chiaramente già visto nelle nostre interviste, che è l'assessore alle associazioni e alle manifestazioni. Ciao Thomas. Ciao, benvenuti a tutti, è sempre un piacere vederti. Piacere sempre nostro e mio. E avere la possibilità di fare una chiacchierata e raccontare le tante attività di Castelnuovo del Garda. Infatti io volevo iniziare proprio da quello, perché io e Thomas un paio di mesi fa ci siamo trovati per fare un'intervista. Chiaramente lo scenario che stavamo vivendo era totalmente diverso, si stava tornando pian piano alla normalità, una normalità che adesso sotto tanti aspetti è molto cambiata, perché i contagi aumentano, la variante Delta esiste e preoccupa. A tal proposito volevo chiedere come adesso tutti gli eventi e le associazioni che avete in mente stanno andando avanti. Oddio, un cambiamento che zoppica un pochino a tornare alla normalità, però Castelnuovo è sempre stato un comune ricco di attività grazie alle tantissime associazioni che si impegnano sul territorio per promuovere Castelnuovo e promuovere anche turisticamente le nostre bellezze e le nostre capacità. E grazie anche e soprattutto alle tante associazioni, la principale è la nostra Proloco, che è qui rappresentata dal presidente Claudio Iosi. Tantissime attività, quindi bisogna stare molto attenti ai protocolli della sicurezza, che da noi vengono rispettati alla lettera, e anche questa novità del Green Pass, che abbiamo debuttato con una manifestazione che sarà la notte di San Lorenzo, che è iniziata ieri e sarà 9-10, insomma ieri e domani e oggi. Ecco, due serate dove siamo impegnati tantissimo proprio sul protocolli. Quindi è stata l'evento di ieri è stato straordinariamente bello per famiglie, per giovani, per turisti, in una location straordinaria che è il Colle San Lorenzo di Cavalcaselle, ma soprattutto c'è stato un applauso dei tanti visitatori proprio grazie alla capacità e all'attenzione dei protocolli di sicurezza. Che non è una cosa da sottovalutare, anche perché adesso per essere liberi dobbiamo sottostare chiaramente per la sicurezza non solo personale ma di tutti. Voi cosa ne pensate di questa cosa del Green Pass, dato che tante sono le polemiche che stranamente ci sono attorno ad ogni cosa? Ma io personalmente come presidente della Proloco vedo che il Green Pass sia in questo momento qua penalizzato parecchio, anche perché siamo alla rincorsa sempre per quanto riguarda i nuovi protocolli. Infatti anche nella manifestazione che citava poc'anzi l'assessore Righetti, anche ieri diciamo che la nostra manifestazione era programmata da tempo, il giorno 6 ci hanno cambiato le carte in tavola, dove direttamente potevano entrare solo esclusivamente persone con il protocollo, con il Green Pass. Siamo riusciti tramite coinvolgendo altre associazioni, vedi diciamo la situazione della Croce Rossa, vedi l'AIDO, vedi il PIDAS, a fare un progetto importante dove chi voleva entrare o mostrava il Green Pass oppure aveva l'alternativa di proporsi con un tampone alternativo. In questo caso qua ieri sera è andata molto bene perché abbiamo avuto un ottimo riscontro, massima partecipazione e tantissimi ragazzini giovani, che era quello che noi volevamo direttamente avere riscontro, famiglie e giovani. Ecco, mi hai fornito un assist molto importante, dato che hai tirato fuori la questione dei giovani. Nell'intervista precedente che avevamo fatto con Thomas avevamo messo al centro di questi progetti innovativi di comunicazione proprio i giovani. Allora intanto volevo chiederti come stanno andando questi progetti iniziati e quanto è importante, soprattutto adesso che proprio quelli coinvolti in questa pandemia sono proprio più giovani, evitare di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Assolutamente, infatti anche grazie, come ha detto, come ha citato il presidente Iosi, i protocolli sono anche un modo per sensibilizzare i giovani a prestare la massima attenzione, perché la pandemia non è finita e dobbiamo stare attenti perché colpisce tutti in modo proprio veloce e anche in modo, insomma, creando veramente dei veri problemi. Allora, sensibilizzare i giovani a favore delle vaccinazioni, sensibilizzare a prestare attenzione, e questo è un modo anche per responsabilizzare i nostri giovani. Io devo ringraziare anche il consigliere delle politiche giovanili Francesco Attinelli del grandissimo lavoro che sta facendo nella collaborazione sia con il mio assessorato che con la Proloco e le tante altre associazioni, proprio per creare eventi per giovani in sicurezza. Che quello fa la differenza, anche perché
La signora Francesca doveva essere qui con noi, non è potuta essere qui, dunque chiaramente avremo modo più avanti per recuperare queste interviste e sentire anche il suo punto di vista per i giovani. Però ve lo chiedo a voi questa domanda: quanto ha influito questa situazione nel modo di concepire la vita dei ragazzi? Perché adesso tanti ragazzi, è vero, sono vaccinati, però tanti magari lo fanno più per una questione di oddio, almeno così posso fare quello che voglio e non perché in realtà voglio tutelare me stesso dal fatto che sono a rischio. Ed è proprio grazie alle manifestazioni, agli eventi, obbligandoli proprio, vuoi divertirti? Bene, vuoi divertirti in sicurezza, devi vaccinarti o devi fare un tampone. È come ho detto, poc'anzi, bisogna sensibilizzare, bisogna far inculcare nella testa di più giovani che bisogna vaccinarsi se vogliamo tornare alla normalità e divertirci in tranquillità tutti insieme, e questo è il nostro obiettivo. Io so che, vista l'incertezza, come hai detto tu tante volte, tanti eventi sono stati rimandati. Io volevo sapere quali eventi sono stati rimandati, il motivo, e per sopperire a queste mancanze cosa avete fatto? Allora, diciamo che la Proloco l'anno scorso è riuscita a fare tutti gli eventi, ad esclusione di uno perché ci hanno messo in zona rossa, ma gli altri eventi sono stati mantenuti e fatti. Quelli che noi avevamo deciso sono stati fatti con tutti i protocolli necessari, con tutte le attenzioni per quanto riguarda la possibilità e il coinvolgimento dei giovani. Infatti, non a caso, l'anno scorso la Proloco, visto che è un anno come tutte le altre associazioni, diciamo un po' in stand-by, è riuscita a mettere in piedi altre due realtà all'interno della Proloco. Una che è la Proloco Digital Team e una la Proloco Servizi. La Proloco Digital Team cos'è? Non è altro direttamente che sono tutti ragazzi giovani, e questo già la dice lunga, dove mettono a tempo, a disposizione il suo tempo, anche perché sono tutta gente laureata oppure che si sta laureando, per quanto riguarda tutta la pubblicità e tutto l'appoggio web che a noi serve, la pubblicità nei siti internet, il web, Instagram, tutto quello che a noi serve. Ed è partita la grande e sta dando già dei grossissimi risultati. Un altro che abbiamo fatto è la Proloco Servizi, dove la Proloco ha messo a disposizione tutto il suo know-how per quanto riguarda la manifestazione, e sta dando dei consigli e anche dei sostegni anche economici a quelle associazioni che vogliono fare attività sul nostro territorio. Infatti, non a caso, ieri siamo usciti, come anche qualche settimana fa che abbiamo fatto la cena in via Marconi, si chiama Sapore al Centro. Non a caso, come anche ieri sera è successo, siamo riusciti a coinvolgere quattro associazioni, per secondo noi molto importanti, gestite da giovani, anche perché secondo noi le associazioni nel prossimo futuro, se non riusciamo noi della Proloco e tutti insieme a unirci le nostre idee e la gestione e la fattibilità dei prossimi anni, le varie associazioni saranno destinate purtroppo a scomparire sul territorio. La mission nostra della Proloco è di riunire queste associazioni qua e condividere insieme i progetti, sostenerli per quanto riguarda anche a livello economico e, perché no, collaborando insieme con loro. E già la seconda manifestazione, che è questa che ripeteva prima l'assessore, che era sul Colle San Lorenzo, anche questa sta dando dei grossissimi risultati. Ieri sera abbiamo avuto il riscontro. Quanto è importante la comunicazione, l'innovazione, il continuo stare, tra virgolette, al passo con i tempi, in primis per i ragazzi, perché tra tecnologie e tutto bisogna sempre stare lì dietro? Non è importante, è determinante questa cosa qua, è determinante anche perché noi abbiamo visto che con questa Proloco che ha creato all'interno di Digital Team, ed è quello che ci sostiene direttamente la comunicazione ai giovani tramite messaggini web, Instagram, stiamo avendo dei riscontri importanti, e non a caso stiamo avendo riscontri con i giovani, che è quello che noi interessava, perché va bene tutto, però il fatto che si abbia la possibilità di dialogare con i giovani per noi è già un ottimo risultato. E ripeto, non vorrei essere ripetitivo, ma l'esperienza di ieri sera gestita dai giovani ci ha dato grossissima soddisfazione. Adesso volevo chiedervi come stanno procedendo gli eventi che sono già in corso, come ad esempio musica a distanza. Allora, musica a distanza è andando molto bene, è un piccolo tour delle frazioni di Castelmodica che si basa su concerti di musica live e ballo, balletti, ballerini, questo genere di cose.
è un giro. Il nome è molto, molto bello. L'abbiamo coniato l'anno scorso proprio in occasione della pandemia, ovviamente delle distanze, non si poteva ovviamente divertirsi facendo come sempre facendo degli assembramenti, ma dovevamo mantenere delle distanze di sicurezza, e allora l'abbiamo voluto mantenere anche quest'anno, e anche magari può essere un modo per tenerlo anche in futuro. Ovviamente l'idea è quella di anche per l'anno prossimo di ampliarlo ancora di più, fare ancora molte più serate. Sono delle prove fatte in un momento di crisi, possiamo dire, a volte proprio nascono delle opportunità in questi periodi, e questa è stata un'opportunità dove sta avendo moltissimi riscontri positivi sul territorio, sulle frazioni e su molti giovani che in questo modo possono anche rimanere e vivere la propria frazione senza spostarsi. Esatto, è quello di solito che manca ai giovani, il senso di appartenenza magari al proprio territorio. E poi è anche un modo questo per valorizzare un altro settore tra giovani e no, che è stato fortemente influenzato, come proprio quello della musica, insomma, dello spettacolo, della cultura, che so che voi ci tenete moltissimo. Assolutamente, noi, Casinoro, come abbiamo detto, è ricca di associazioni ed è anche ricca di tanti gruppi musicali, di tante realtà che fanno teatro, che fanno altre attività ludico o proprio divertimento. È sempre nella storia, proprio nel DNA di Castelnuovesi, fa parte di un'associazione e contribuire nel proprio territorio. E ovviamente grazie alla Proloco, grazie anche, insomma, anche è un obbligo anche da amministratore cercare di agevolare, di aiutare e dare la possibilità a tutte queste persone di potersi divertire, far divertire, e farlo ovviamente sempre ed esclusivamente in sicurezza e con responsabilità. Un altro evento che deve essere davvero interessante, e voglio scoprire qualche curiosità in più, è la Festa Siciliana. È molto molto bello, già il nome forse fa capire qualcosa. Ci potete spiegare meglio in cosa consiste? Allora, consiste in una 4 giorni tramite un'azienda di Milano che proprio crea eventi, soprattutto enogastronomici, che fanno parte di un settore dello slow food. Questi sono tutti operatori, ovviamente made in Sicilia, che vengono e producono, vendono e fanno assaggiare i loro prodotti tipici. Quindi una 4 giorni la nostra piazza principale si trasformerà in una piazza siciliana, colori, divertimento, ma soprattutto provare prodotti nuovi. Questo è un progetto che ho iniziato già dall'inizio del mio mandato, cercando di alternare la possibilità ai castelnuovesi di provare anche altri prodotti, altre realtà di tradizioni. Abbiamo fatto la Sardegna, abbiamo avuto la possibilità della Sardegna l'anno scorso, l'anno prossimo troveremo un'altra regione ospitante per provare e far provare, come ho detto, ai castelnuovesi e ai turisti di Castelnuovo prodotti non locali o abbinati a manifestazioni di prodotti locali, ma anche dare un'alternativa di altre regioni. Allora, è proprio vero che è una continua sorta di innovazione qui a Castelnuovo, perché solitamente si cercano di tramandare e tutelare quelle che sono magari le tradizioni culinarie, culturali, comunque è un azzardo, ma che alla fine sta dando riscontri positivi. Diciamo che dopo l'insediamento dell'assessore e subito dopo anche della Proloco, diciamo che abbiamo dato un po' una volta a pagina sulla tradizionalità che c'è da Castelnuovo, che ha cercato di innovarsi anche dove in realtà le manifestazioni comunque da sempre gradite, però io ho bisogno, secondo noi, di fare una svolta. Di un'apertura, diciamo, a livello mentale. E in questo ci sta dando dei grossissimi risultati. Sfortunatamente siamo partiti in un momento meno opportuno per quanto riguarda la situazione pandemica, sì. Però sicuramente stiamo avendo dei grossissimi risultati. Riscontro per quanto riguarda anche tutta l'amministrazione, che ringrazio dal sindaco, l'assessore Righetti, perché ci sta sostenendo sia economicamente ma anche, per le nostre idee, perché sono idee innovative, nuove, e stiamo cercando insieme, a tutta l'amministrazione e l'assessore di valorizzare quei posti, perché noi abbiamo anche un
bellissimo lago, abbiamo una bellissima spiaggia dove fino a qualche tempo fa non era ancora conosciuta, e noi stiamo cercando di focalizzare le nostre forze, le nostre idee in questi luoghi. Io so però che c'è un evento in particolare qui a Castelnuovo che ci tenete per tradizione, per storia, chiaramente a fare, indipendentemente chiaramente con tutte le misure di distanziamento e sicurezza, però è davvero importante. Non accenno niente perché ti lascio proprio la parola di spiegare tutto a te. Allora sì, la nostra, una delle manifestazioni più importanti per noi è la festa dell'uva, che ormai penso quest'anno sia il 56esimo anno di attività. Ecco, in piena pandemia noi quest'anno di solito facevamo tre giornate, quest'anno ne facciamo quattro, tanto per far vedere quanto ci teniamo alla nostra manifestazione. Sicuramente sarà in una location bellissima, perché noi la riteniamo una delle nostre zone più belle, che è la zona Castello e Parco Tionello, in una zona fantastica. Anche lì, come l'anno scorso, in piena pandemia, sarà blindata, perché ci sarà un solo accesso, ci saranno diverse associazioni che collaboreranno con noi per quanto riguarda la sicurezza, ci saranno direttamente associazioni carabinieri e associazioni che garantiranno all'interno della manifestazione, come l'anno scorso, la fattibilità, la sicurezza e la tranquillità di intervenire alla nostra manifestazione. Quando è l'appuntamento, che così magari chi ci guarda si prepara? Dal 16 di settembre al 20 di settembre compreso. Non so, partirà dal giovedì alla domenica. Non vedo l'ora di farvi un'ulteriore intervista per scoprire i nuovi eventi e le nuove manifestazioni che avete in programma. Io ringrazio il presidente della Proloco, Claudio Liosi, per essere stato con noi, e anche l'assessore alle associazioni e manifestazioni, sempre del Comune di Castelnuovo del Garda, Thomas Rivetti. Grazie mille, ragazzi, un saluto per tutto e continuate davvero così. Grazie a tutti, grazie a voi.